Beh, è un grandissimo giorno, non perché è Capodanno, per noi non è Capodanno oggi, è l'inizio delle vaccinazioni e questo vuol dire che il nostro personale sarà vaccinato, chi vorrà naturalmente, ma io spero tutti, sarà vaccinato e alla fine della vaccinazione avremo probabilmente l'ospedale immunizzato, il nostro personale sarà totalmente immunizzato e quindi potrà affrontare questa pandemia con più serenità perché non potrà infettare gli altri e perché non potrà essere infettato. E questa è una grande gioia per noi, è un giorno particolare, meraviglioso. Dobbiamo ringraziare la scienza, tutti coloro che hanno lavorato giorno e notte per darci questo vaccino in tempi straordinariamente rapidi e che ci consente di guardare al futuro con molto ottimismo. Quando prevede la fine delle vaccinazioni? Guardi, noi, sentendo anche il direttore generale dell'USNOVE, dottor Girardi, che ringrazio veramente di cuore, dovremmo avere a disposizione i vaccini per vaccinare il nostro personale la prima parte già entro la prossima settimana tutto. E entro il fine di gennaio la seconda vaccinazione, quindi il richiamo, primi di febbraio. Quindi entro la prima settimana di febbraio dovremmo poter dire che il nostro ospedale sarà completamente immunizzato. Questa è una grande gioia per tutti noi e soprattutto per tutti i nostri operatori che hanno affrontato questa pandemia con grande abnegazione, con grande sacrificio e con grande coraggio, devo dire. Devo dire che mi sento una privilegiata e mi sono anche domandata il motivo, ma forse perché mi trovo in prima linea già dalla prima ondata Covid, quindi già da marzo, e fino ad ora ho tenuto duro, quindi forse mi hanno premiata. Ma credo che sia un po' il premio per tutti noi operatori, perché tante volte è vero che siamo nascosti e nessuno ci nota e ci vede, però siamo forse veramente quelli più vicini al paziente, siamo quelli che in questo momento forse riusciamo a sostenere di più queste povere persone che si trovano sole. Sì, allora in occasione della vaccinazione ne approfittiamo per fare anche un prelievo per il dosaggio degli anticorpi del coronavirus, del SARS-CoV-2. Noi avevamo già fatto su tutto il personale una, chiamiamola, survey sierologica e anche con i tamponi molecolari nella fase della cosiddetta prima ondata. Quindi era già previsto nel protocollo dello studio approvato dal nostro comitato etico di effettuare una seconda fase di screening, di osservazione a distanza di 6-8 mesi dalla prima. Siccome in questa fase della pandemia non era facilissima da organizzare, abbiamo pensato di approfittare di questa occasione in cui tutti ci vacciniamo per effettuare anche il prelievo proprio immediatamente prima della vaccinazione, per verificare da una parte su quelli che avevano già anticorpi, quindi avevano già contratto il virus, qual è l'eventuale persistenza o meno del titolo anticorpale sierologico. E dall'altra invece per quelli che non avevano mai contratto il virus, per verificare se per caso l'avevano contratto magari in forma inapparente ed era sfuggito, e anche per vedere poi l'effetto della vaccinazione, quale sarà sull'andamento degli anticorpi.